All'interno del Campus Party, il più grande festival internazionale sul mondo dell'innovazione e della creatività, in corso a Fiera Milano fino al 27 luglio, Nexi ha voluto premiare tre realtà all'interno dei primi 10 team classificati che hanno risposto alla Call for Ideas Nexi Up Solution. Nell'occasione le realtà partecipanti hanno potuto presentare le loro idee di app che soddisfano i bisogni di business di piccoli e medi esercenti del mercato italiano e hanno come obiettivo quello di offrire soluzioni digitali per la gestione del proprio business e della propria clientela. Le idee classificate ai primi tre posti saranno pubblicate nel Nexi App Store del Nexi Smart POS. Una scelta non facile per i giurati di Nexi, società leader nei pagamenti digitali e main sponsor della manifestazione, che hanno trovato tutte le proposte molto interessanti. A vincere però i ragazzi di PharmaCure. La startup si occupa di consegna a domicilio di ogni prodotto acquistabile in farmacia, quindi anche i prodotti con ricetta. Oggi abbiamo presentato il nostro progetto e le possibili collaborazioni che potrebbero esserci in futuro con Nexi come azienda e con il nuovo device, lo Smart POS. Tra i vantaggi ci sono da un lato le farmacie che possono tramite lo Smart POS caricare delle consegne su un portale, sull'applicazione per i propri clienti, dall'altro lato per tutti gli altri esercenti la possibilità di richiedere consegne presso il proprio punto vendita. Alla Call for Ideas Nexi App Solution, i 10 progetti presentati hanno sorpreso i giurati per le idee innovative. Allora, per noi queste iniziative sono veramente molto importanti perché ci consentono di portare l'innovazione in azienda, per cui per noi è fondamentale ascoltare gli stimoli che vengono dal mercato, in particolare dai millennial e da attività nuove, e riuscire a capire come queste possano essere utilizzate per valorizzare al meglio i nostri prodotti e servizi e nel caso crearne anche di nuovi. Nel caso particolare ragioniamo sullo Smart POS, che è il nostro prodotto più innovativo, che ha la possibilità, grazie a un App Store modello Android, di ospitare delle app di sviluppatori terzi che possono portare degli elementi di innovazione e anche delle funzionalità aggiuntive che poi ci sono utili per valorizzare molto di più il prodotto anche verso i nostri esercenti. Con queste tre soluzioni che hanno vinto, ma anche le altre, ci daranno sicuramente degli spunti di qua alle settimane a venire per ragionare sempre più come far sì che i pagamenti digitali, che per noi sono fondamentali in quanto ogni pagamento diventerà digitale, possano contribuire alla crescita dell'azienda, dei nostri clienti esercenti e anche in generale del sistema paese grazie alla digitalizzazione.